telespettatori. Ciao Alex. Allora Tony, le cicale e la formica ed il mio sistema debitorio, il tuo post, lo commenti qua a tutti i nostri telespettatori delle fonti? Bel post, l'ho letto e vorrei che lo commentassimo assieme. Sì, è un post di sabato, le cicale e la formica, uso plurale perché noi conosciamo quella famosa fiaba della cicala e della formica, dove c'era appunto la cicala che spendeva, scialacquava e andava in deficit, e la formichina pian pianino che risparmiava. E poi è venuta l'inverno, alla cicala è toccata una brutta fine, la formica che aveva accumulato un pochettino di sostanze, il pane, con le fatiche che sappiamo fare alle formiche, invece poi dopo rideva. E questa metafora l'ho utilizzata per vedere, per cercare di descrivere quello che sta succedendo adesso tra le economie, tutte le economie mondiali di stampo capitalistico, quelle più progredite tutte, sono in uno stato costantemente debitorio, ovvero vanno in deficit di bilancio, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, dove si prevede addirittura per il 2019 il 6% di sfondamento, abbiamo 22.000 miliardi di dollari di debiti, o quasi, l'Italia, è inutile soffermarci, insomma, si è parlato solo di quello, per quanto l'Italia è uno dei pochi stati moderni di economia avanzata capitalistica di vecchio stampo che è in avanzo primario. E poi abbiamo gli esempi della Francia, abbiamo ovviamente il Giappone, la Cina in deficit spending, ma diciamo quasi tutti gli stati del mondo, e queste sono le cicale. E invece la formica è la Germania, che si trova in contraddizione come impostazione nelle spese di bilancio. Addirittura nel 2019, ma già è successo nel 2018, la Germania ha speso, a livello di Stato, di bilancio statale, ha speso qualche cosina di meno rispetto a quello che ha incassato, e quindi anziché avere il deficit ha un attivo di bilancio che contribuisce a diminuire il famoso rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. La Germania scenderà presto addirittura sotto il 60% e andrà al 58-57%, insomma questo lo vedremo. Germania che in assoluto ha poco più di 2.000 miliardi di debito contro i 2.350 dell'Italia, pur essendo a livello di prodotto interno lordo quasi il doppio. Quindi la conclusione del post, una volta analizzato questo, è che si sta instaurando sempre di più il passaggio dalla economia capitalistica classica dei paesi occidentali, ma comprendiamo tranquillamente anche il Giappone tra questi, di vecchio stampo. Questa economia capitalistica ormai è soppiantata da quella che è la nuova economia che io chiamerei di sistema neodebitorio. Perché? Perché ogni Stato ha la sua banca centrale che di fatto, avendo, pur essendo in teoria autonoma e indipendente dallo Stato, ha gli interessi dell'economia pubblica comuni. E cosa fa la banca centrale? Sostiene questo deficit. Ma cosa vuol dire deficit? Vuol dire emettere obbligazioni in maniera netta maggiori delle obbligazioni dell'anno precedente per coprire i deficit. Ma se la banca centrale, che può stampare, sostiene questo differenziale attraverso l'acquisto importante di obbligazioni dei debiti sovrani, ecco che avviene il miracolo, che di fatto poi va a contravvenire i principi storici del rischio legato alla remunerazione del capitale che viene dato, il tasso di interesse, perché all'aumentare degli indebitamenti paradossalmente abbiamo che le obbligazioni rendono sempre meno, questo da un punto di vista storico, per cui abbiamo dei rendimenti di obbligazioni che, non so, gli Stati Uniti un decennale rende poco più del 2,6-2,7, abbiamo obbligazioni europee, spagnole che rendono il decennale poco più dell'1, l'Italia per altri motivi rende poco più del 2,5, e paradosso dei paradossi il Bund decennale tedesco che non rende niente, 0,15, 1,5 per mille. Ma perché?
perché c'è questa contraddizione tra paesi nella stessa comunità che hanno comportamenti differenti, per cui il virtuoso che riesce ad avere un avanzo di bilancio e lo riesce ad avere a maggior motivo rispetto ad altri paesi perché non paga nulla dei debiti pubblico che ha, che è già piccolo, buon per loro, ma addirittura un paradosso, il ministro dell'economia tedesca prima o poi sarà sgridato da qualcuno perché alla Germania ormai conviene essere indebitata perché tramite l'emissione di obbligazioni la Germania addirittura guadagna dei soldi perché tranne i decennali e da 10 anni in su la Germania paradossalmente nei 4, 5, 2 anni, un anno ha i redditi negativi, ha le obbligazioni che paghi 100 e ti restituiscono 99 virgola, per cui addirittura avere un debito conviene perché il tasso è negativo. E in questa struttura logica dove chi è più virtuoso ha sì dei vantaggi, ma sempre in maniera progressiva nei confronti ad esempio dell'Italia, e che vuol dire a livello competitivo che anche se l'Italia si comporta a livello di spese in maniera equilibrata come la Germania, solo il pagamento degli interessi del debito pubblico italiano fa sì che ci sia un gap di 40, 50, 60 miliardi all'anno in più rispetto ai loro concorrenti tedeschi, e in questo sistema si creano delle inefficienze e dei vantaggi competitivi importanti che di volta in volta si vedono, e quindi a livello di decisioni di politica economica e monetaria è molto difficile che stati che hanno dei comportamenti differenti nel gestire il proprio bilancio, favoriti anche dalle cose che abbiamo detto, possano avere poi in sede di accordi delle visioni comuni. Quindi avremo sempre, se si continua così, che chi più è stato virtuoso avrà sempre di più dei vantaggi, perché i rendimenti sul proprio debito saranno sempre più negativi, e chi è stato meno virtuoso avrà sempre questo gap che si incrementerà da pagare. Quindi la soluzione o si decide che il capo famiglia, quello che è stato più virtuoso, fa un passo indietro e accetta delle regole magari meno giuste ma più propizie a una comunità, come ad esempio concedere alla banca centrale di comprare solo le obbligazioni che hanno degli spread a svantaggio, ad esempio, oppure non cercare insomma di aiutare i paesi più indietro, ma qui ci vuole una mossa di generosità da parte di chi effettivamente è stato più virtuoso, oppure è difficile pensare che i fratelli della comunità europea, i 19 fratelli dell'euro, rimangano tutti insieme in eterno. Ecco, questo è il sunto del mio posto. Tony, complimenti per il posto. Grazie, io qui opero. Siete entrato, qualche ordine? Sì, no, io... Parliamo subito. Sì, io ho una visione, andiamo subito dopo l'escursus macroeconomico, negativa di medio-breve periodo. Sono convinto, più o meno dico le stesse cose che abbiamo detto in questi giorni qui, che la discesa di dicembre sia stata effettivamente esagerata, ma così come è stata esagerata la discesa di dicembre, anche il recupero di gennaio, per lo Standard & Poor's era addirittura da 29 anni che non si vedeva una roba del genere, per cui parliamo del 1987, credo, insomma un gennaio così era da 30 anni che non si vedeva, e così anche l'Italia, che ha fatto quasi 2000 punti di recupero solo nel mese di gennaio, tutto sommato, visto anche le cose che stanno succedendo, debbano un pochettino metabolizzare questo grosso incremento che c'è stato nell'ordine delle cose dei mercati finanziari. Quindi la mia visione di medio breve periodo è negativa sui mercati finanziari, su tutti i mercati finanziari, e tra questi anche sull'Italia, anche su quello Italia, e quindi sono sempre per uno short anche in via daily che possa
arrivare a vedere i minimi che abbiamo visto anche venerdì scorso, cioè in area 350. Chiaro che oggi, che la volatilità è molto modesta, sinceramente in queste ultime due ore il mercato si è mosso su 30-40 punti, non di più, addirittura ho visto adesso un minimo a 5,25 e un massimo credo 5,60-5,65, ecco, credo che però sia più vantaggioso rimanere, per chi fa speculazione di piccolo cabotaggio, di breve termine, sui nostri indici, sia più per andare a cercare target, ripeto, intorno ai 360 per magari domani di 360. Oggi è facile vedere. Bene. Tony, ci sei? Tony? Ci sono. Ecco. Ci sono. Perfetto, Tony, ascolta, volevo commentare con te quello che ha detto Visco e se mi davi anche una tua ipotesi. Visco dice, te lo dico virgolettato, non è che noi non siamo consapevoli dei rischi al ribasso, ci sono, ma sono elementi che lasciano fiduciosi che si trattano di rallentamento transitorio e che in corso d'anno si riveda il ritorno del ciclo su valori positivi per chiudere l'anno con un tasso di crescita positivo. Poi Visco comunque ha ricordato che il disavanzo si collocherebbe intorno al 3% del PIL nel 2020, tra il 2020 e il 2021. E quello che voglio chiederti è queste clausole di salvaguardia, no? Che l'Europa ci chiede, che commento dai? Sono giuste o perlomeno il governo ha fatto bene a ratificarle o no? Beh, vedi, anche quel post che ho fatto si collega un po' tutto, perché chi è partito in svantaggio, e noi ci attribuiamo, è giusto anche riconoscere il fatto che l'Italia sia stata gestita dal punto di vista dei conti pubblici in maniera più allegra, in maniera meno razionale, meno efficiente, e questo è giusto riconoscerlo, però il sistema delle regole, che secondo me sono state regole anche giuste, molto equilibrate, ma sancite in un momento in cui era difficile pensare poi a tutti i risvolti che si sarebbero dovuti avere. Cioè, io seguo la borsa da tantissimi anni e se mi dicevano solo 3-4 anni fa che è in il Bund decennale e il debito tedesco fosse finanziato addirittura dai suoi debitori, non ci avrei creduto, cioè, è questo il fatto, cioè che addirittura il 70% o l'80% delle emissioni della Germania, ma anche della Svizzera, abbiano un rendimento negativo. E conseguentemente questo si ha perché il meccanismo delle regole, che ad esempio da una parte la K Capital vuol dire che, attenzione, la BCE compra debito sovrano ma in proporzione alla popolazione e al prodotto interno lordo di ogni stato appartenente ai 19 dell'area euro. Apparentemente è giusto questo tipo di discorso. Siamo fratelli, dobbiamo avere le stesse regole, nessuno deve avere degli svantaggi e dei vantaggi. Però poi, cosa è successo? Andare a comprare, questo qui che c'è stato, andare a comprare titoli tedeschi per quasi il doppio dei BTP italiani o dei titoli italiani, quando effettivamente il fabbisogno dell'Italia sotto questo aspetto sarebbe doppio o triplo rispetto a quella della Germania, viene a creare artificialmente un effetto perverso che, se è giusto secondo le regole, ha poi degli effetti dirompenti, nel senso che questi spread, che qualcosa ce lo meritiamo, ma di 2,5 punti, fanno sì che noi sul nostro debito pubblico paghiamo ancora 50, 60, 70 miliardi all'anno. Adesso i dati precisi non lo so, e quindi pur avendo un avanzo primario da anni rimaniamo fuori del 2,5-3%, quello che diceva Visco. Mentre altri stati come la Germania, che magari sono come noi, si trovano addirittura avanzo. Questo porta degli squilibri
così importanti, per cui un paese che fa come loro si trova sempre indietro. Per cui se abbiamo bisogno di fare misure keynesiane non possiamo permettercelo perché non possiamo sforare il 2%. Se abbiamo bisogno di dare il reddito di cittadinanza non ce lo possiamo fare. Se abbiamo bisogno delle... Qualsiasi manovra è di fatto, dal punto di vista competitivo, differente rispetto a quello di altri paesi. In questa ottica anche le clausole di salvaguardia che ci imporrebbero un aumento gravosissimo dell'IVA va sempre in questo senso qui. Quindi io che cerco di essere equilibrato e non sono sicuramente un nemico della Germania, anzi un paese che rispetto tanto, dico che queste clausole che scatterebbero nel caso in cui noi, e visto che siamo anche in uno stato recessivo, le probabilità aumentano, non riuscissimo a arrivare a rimanere dentro determinati parametri, farebbero sì che noi con l'IVA al 25 o al 26% avremmo ancora più uno stato recessivo, perché evidentemente i consumi diminuirebbero di molto a fronte del maggior incasso dello Stato e quindi di un minor deficit, ma andrebbe a tarpare ulteriormente tutto quello che invece avremo bisogno di fare. Fatto sta che mettersi a questionare se è giusto o non è giusto ha poco senso, è questo che è importante. Cioè, secondo me, da un punto di vista di un tedesco che usufruisce di vantaggi, dice: ma attenzione, peggio per voi se non siete virtuosi, hai ragione, peggio per voi se avete fatto questi accordi, hai ragione, peggio per voi se non riuscite a avere dei deficit mentre noi siamo formichine e riusciamo. E io però comincio a dire: sì, però noi paghiamo un sacco di tasse, di soldi di interesse, a peso per voi se avete questo debito. Fatto sta che se noi vogliamo fare un progetto comune, qualcuno della famiglia, il più ricco, deve fare un atto, lo deve fare la Germania, di dire: va bene, tolleriamo che per 5 anni la BCE compri solo BTP italiani o dia dei vantaggi a chi è rimasto più indietro o un qualche cosa del genere, perché altrimenti non ne usciamo fuori. È come se, avevo fatto sto esempio qui, ho pensato prima, se il padre di una famiglia, un patriarca di una famiglia con 19 figli, e sono i 19 appartenenti alla comunità europea di area euro, avesse una grande eredità da distribuire ai 19 e facesse un criterio di divisione portante a che chi è più stato più virtuoso, più ricco, più forte avesse ulteriori vantaggi nella spartizione di questo tesoro dato dal padre di 19. Allora, cosa succede? La famiglia, siccome ce ne intendiamo, in questo caso, se il fratello, anche più ricco, è quello in qualche modo che si avvantaggia più dell'eredità del papà, la famiglia salta le regole. Magari il fratello dice: oh, queste sono le regole, è giusto equidistribuire i soldi del papà, che cosa vuoi tu, eccetera. Il progetto salta. Se invece il progetto Europa vuole mantenersi, a mio avviso, bisogna che il più forte faccia un atto lungimirante di generosità nei confronti dei paesi che arrancano, così come è stata per la Grecia, così come per l'Italia o come può essere in parte per la Spagna e Portogallo e in parte anche per la Francia. Come poi la Germania fece alla fine degli anni Ottanta con i fratelli della Germania Democratica. Te sei giovane, Alex, non te lo ricordi, però loro fecero, ci fu Helmut Kohl, penso, mi ricordo, che fece, fu lungimirante, dice che le Germanie, che ce ne frega, quelli dell'Est e quelli dell'Ovest, siamo una grandissima famiglia, gli dette dei vantaggi enormi, fece addirittura il cambio un marco tedesco orientale 1-1 col marco occidentale, e andarono in deficit pesantemente, insomma si rimboccarono le mani a vantaggio ovviamente enorme di quelli dell'Est, per carità, che se lo meritavano, però gli dettero dei vantaggi enormi e adesso sono diventati una vera famiglia. Per cui, al di fuori delle regole di salvaguardia, il passo secondo me che deve essere fatto dalla Germania, dall'Olanda, dei paesi un pochettino più forti,
di generosità nei confronti di chi è rimasto indietro. Se non si fa questo e si continua a guardare le regole, salvaguardiano o no, l'Europa, il progetto salta, tutto qui, per cui avranno sempre più forza le forze di stampo populistico, come già esistono anche in Germania, ma come abbiamo avuto qui in Italia tramite la Lega, le idee che poi dicono diversamente, ma sappiamo insomma cosa pensano. Lo stesso Movimento 5 Stelle, poi abbiamo tutti i vari movimenti, come quelli della Le Pen in Francia, Gilets Gialli in parte, e via così in tutti i paesi d'Europa. Tony, rapidamente, allora, strategia sul DAX per pomeriggio, ovviamente se ce l'hai, e poi una domanda al volo prima della chiusura, quindi accontentiamo i tanti telespettatori che ci chiedono strategia sul DAX. Ma sul DAX io lo vedo molle, addirittura più dell'Italia oggi. Sì. Ripeto, purtroppo la volatilità è importantissima, vedere anche come fa l'America. Comunque, per dare una strategia ai prezzi attuali, vendere a 11.142 per andare a fare 11.112, per cui 30 punti, 42-12, 142-112, con lo stop loss, ovviamente rapporto rischio-rendimento, io preferisco sempre farlo 1-1, a 172, azione short. Bene. Bene, detto questo, Tony, volevo chiederti il ciclo, il modello, nel senso il ciclo statunitense va preso a modello per quanto riguarda la Cina o meno? Cioè la Cina deve guardare quello che sta succedendo al ciclo statunitense, tra l'altro anche Draghi nell'ultima riunione ha espresso il gradimento per manovre anti-austerity cinese. Ha espresso gradimento per la manovra anti-austerity cinese. Ma sai, e qui è tutto il discorso sempre identico al mio post. Cosa è successo in America? In America vanno bene, vanno benissimo, però è anche vero che se uno va a vedere i conti pubblici, loro hanno sfondato, mi sembra, di oltre il 5%, un debito già importantissimo, sì, perché è il maggior debito al mondo, e andranno a sfondarlo del 6%. Confidenti però che loro hanno una Fed che non ha 19 fratelli da gestire, ma ne ha uno solo, ha un figlio unico, cioè gli Stati Uniti d'America. Questo ti lascia pensare tantissime cose, no? E quindi sulla Cina, che anche loro stanno mutuando esattamente quello che è successo con la BCE, col Giappone, che sono loro i padri, o con l'America, perché ricordiamo che il QE importantissimo l'ha fatto l'America a partire dall'autunno del 2008, e sono modelli di neo equilibrio debitorio, di neo sistema debitorio, che adesso vanno di moda. Premetto che vanno di moda, ma nessuno saprà come andranno a finire, e io non è che sia poi contentissimo, dico che purtroppo se qualcuno fa così, o per fortuna, bisogna che lo facciano tutti. Come andrà a finire è difficilissimo dirlo, perché ovviamente la credibilità di queste banche centrali, che ogni anno coprono un 5-6% di disavanzo di bilancio, non è infinita. E quindi anche quello che fa la Cina, è ovvio che a Draghi sta bene, perché è quello che vuole fare lui, e lo sentiremo a marzo, e quello che fa Trump, e lo sentiremo, è quello che solo i tedeschi e forse pochi altri stati non vogliono fare. Chi abbia ragione dei due, io non lo so, non lo so perché non esistono pasti gratis, e a forza di stampare succederà qualche cosa che pagheranno probabilmente le generazioni più successive, ecco. Bene, grazie Tony, grazie per tutte le tue informazioni e le tue analisi, ti auguro buon trading e ci vediamo al prossimo appuntamento. Sarà un piacere, buon pomeriggio a tutti, ciao. Ringraziamento a Tony Cioli Pugliani, noi andiamo.